Partiremo dai viaggi di Alexander von Humboldt, anzi Humboldt. E in questo caso io ad esempio ho lavorato con delle immagini che ho trovato che hanno a che fare con questi viaggi meravigliosi. E è un mondo favoloso, lontano nel tempo, ma in realtà attualissimo, soprattutto quando si leggono le esperienze di viaggio. E per me, che sono un maniaco, un malato del meraviglioso, leggere quelle cose, scoprire delle immagini meravigliose è stata una bellissima esperienza. Da qui c'è un po' l'ambizione, il tentativo di trasformarli in un'esperienza contemporanea che possa servire per ripensare a cosa è successo in questi ultimi due secoli e vedere se è ancora qualcosa che ci stimola nella dimensione contemporanea ad avere delle ricette per il futuro, chi lo sa. Oggi al Festival della Mente parleremo del più fantastico viaggio che sia mai stato compiuto in epoca moderna, cioè il viaggio di Alexander von Humboldt, appunto, il viaggio di un viaggiatore che per primo si accorge che non si viaggia soltanto calpestando la faccia della terra, ma che facendo questo si viaggia anche all'interno dei modelli che le persone hanno in testa. Dei modelli culturali, non soltanto quelli che tu incontri e che via via vai, convogliando all'interno della tua schiera di rapporti, ma soprattutto si viaggia all'interno della testa di coloro che restano a casa, che stanno fermi, dei tuoi contemporanei, da cui tu viaggiando, progressivamente prendi distanza. È un viaggio formidabile. È un viaggio formidabile perché è un viaggio che si svolge su più dimensioni, su più livelli, materiali e mentali, materiale e immateriali. Ecco perché ancora oggi, per capire qualcosa di come il mondo funziona, e siamo qui al Festival della Mente per questo, Stefano Lienti e io, bisogna tornare a quel viaggio. Per dare senso a tutti i nostri possibili futuri viaggi.